Non solo dance remix, consumo da musica. Il momento delle star su Web Radio Vertigo One, e oggi abbiamo al telefono Daniel D. Ciao Daniel! Ciao! Ciao, oh, guarda, finalmente ciao a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Scusa il ritardo, dovevamo sentirci più o meno una decina di minuti fa, però oggi ho già iniziato tardi e quindi ti chiediamo scusa per il ritardo. Allora, no, non c'è problema. Ci mancherebbe, cioè, voglio dire. Ascolta, allora noi come chiediamo a tutti i top DJ, DJ producer, o tutti coloro che entrano nel nostro momento. Davide, ciao. Scusa, abbiamo anche un ospite qua in studio da noi, che è la voce ufficiale del nostro intro. Chiediamo un po' a te il tuo percorso artistico, di raccontarcelo e raccontarlo qui ai nostri web ascoltatori. Guarda, io fin da quando ero piccolo... Scusa Daniel. Sì? Mi sono dimenticato di dirti una cosa. Oltre a raccontarci tutto il tuo percorso, anche, come diciamo a tutti, ma chi te l'ha fatto fare? Cioè, voglio dire. Guarda, io sono sempre stato amante della musica in totale, quindi a me mi piace tutti i generi, tutti i stili. Io cominciai, quando ero piccolo, avevo la passione di copiare le musicassette, non so se voi vi ricordate. Grandi ricordi, ragazzi. Avevo questa fantasia di copiare. Da lì, comunque, questa passione qui l'ho portata avanti, andando avanti. Mano a mano producevo delle piccole cose domestiche. Da lì ho detto, vabbè, possiamo anche intraprendere qualcosa di più, e mano a mano dal produrre musica sono passato anche ad avere la passione per il canto, e fino ad oggi che ho anche uno studio a casa. Ah, bene. Ho un home recording dove mi autoproduco tutt'oggi. Sì. E attualmente sto lavorando a un disco che uscirà presto quest'estate, che insomma l'estate è anche vicina, quindi immagino che sei al lavoro 24 ore su 24 per portarlo insomma al termine e lanciarlo poi per questa bellissima estate. Diciamo 12 ore, perché ho bisogno anche di dormire. Vabbè, insomma, io conosco colleghi che forse dormono un'ora al giorno, tipo il nostro amico e collega, eccetera, eccetera, Marco Romano, quando l'abbiamo intervistato, mi fa, ma io, guarda, dormo quelle 2-3 orette e poi giù al lavoro. Sì. Tu riposati, almeno uno, quando è bello lucido, diciamo, poi i lavori escono meglio. Il disco che poi presenterai quest'estate non è quello che ascolteremo oggi, giusto? Non è che magari uno dice diamo un'anteprima. Sto lavorando ad altre belle traccette dove io parlerò un po' di tutto, anche delle mie esperienze personali, e sarà tutto racchiuso in queste canzoni qui. Cambio tono si chiamerà il disco, ma cambio tono vuol dire due cose per me, sia perché in ogni mia canzone ho sempre la voglia di fare un ritornello canticchiato, come si può dire, sì, sempre con una nota diversa, nel senso anche diciamo ritmico, no? Sì. E cambio tono, anche cambio tono di umore, cambio tono di tonalità di umore, perché una volta sono arrabbiato, una volta sono sentimentale, una volta sono love, una volta... E quindi ho voluto intendere questa cosa qui nel disco, capito? Ecco, ma è un mio pensiero personale. E che tono hai, diciamo, in maggior parte? Felice, incavolato? Guarda, io faccio stile rap pop, lo chiamo io, perché sì, faccio sempre le solite strofe rappate, e poi dentro il ritornello è sempre un melodico, quindi lo chiamerei rap pop insieme, un misto. E il disco che ascoltiamo oggi, più o meno, diciamo, come sonorità e stile, più o meno si avvicina? Questo disco qui racchiude proprio la mia personalità, quindi il rap pop. Molto bene. Ha le solite strofe rappate con il classico ritornello melodico. Volevi dire qualcosa, che, Davide? Diciamo, mi distingue. Perfetto, quindi adesso noi lo faremo subito ad ascoltare ai nostri ascoltatori, così
insomma valuteranno anche loro che così che tipo di tono hanno anche loro, eh? Poi rivedendo il discorso che ci hai appena descritto, magari, certo, non so, ci sentiremo poco prima della pubblicazione del nuovo singolo, in modo che magari così potremmo anche, non so, essere i primi a presentare il singolo dell'estate. Intanto, certo, se i nostri ascoltatori, fan, eccetera, vogliono seguirti, ovviamente avrai tutti i canali social come ormai hanno tutti, quindi ti potranno sicuramente trovare su Facebook, Twitter, eccetera, giusto? Sì, su Facebook c'è la mia pagina, anche Mondo Tech Dono Page, su YouTube anche si chiama Mondo Tech Dono Official. Sì. Facebook ho due pagine, sia di Brain che Daniel Donofrio di Brain, quindi possono trovarmi tranquillamente lì. E lì io ogni giorno pubblico le mie canzoni. Quindi sempre aggiornati con Facebook. Sì. Hai dei progetti in ballo, oltre al nuovo singolo, quindi non so, qualche evento particolare dove possiamo raggiungerti, oppure sei sempre chiuso nel tuo studio per nuove produzioni? Io dovrei partecipare ad un evento, il Canta Giro a Roma, il 17 aprile. Quindi insomma, vicinissimo. Dovrò presentare un mio inedito. Ah, quindi insomma ragazzi, più di così, se siete nei paraggi di Roma, quindi fate un saltino, che manca poco praticamente, manca pochissimo. Va bene, sì, Daniel, sì. Allora noi facciamo ascoltare il tuo disco e come promesso ci sentiremo insomma prima dell'estate per vedere un po'... Come procede tutto il lavoro che stai facendo per il nuovo singolo. Sì. Perfetto. Allora ti ringraziamo. Questo disco parla di un ragazzo che praticamente sogna una fantomatica donna dei sogni. Sì, bene. E ogni notte lui vuole andarla a trovare quando va a dormire. Quindi lui spera di sognarla ogni notte. Questa poi è la storia che spiega questa canzone qui. E quindi a questo punto non vede l'ora tutti i giorni di andare a dormire. Speriamo che tutte queste donne qui possano esserci nei sogni nostri. Ognuno di noi è una ragazza dei sogni. È vero, è vero. È vero, allora ci ascoltate. Voglio spiegare. Benissimo, allora ragazzi, ascoltate bene, se anche voi avete la ragazza dei sogni, mi raccomando, ascoltate il disco di Daniel. E noi ci sentiamo presto, ok? Grazie mille, insomma. Va bene. Grazie. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ciao. Tondo, giro intorno, mi incanto e non ritorno. Mi ricordo quando ero povero di fantasia e con la testa piena di malinconia. Ah, ora non ci torno più, mi incanto molto più. Mi mangio notte come funghi nel bosco e di lupo che vuole mangiare me, ma non ci riesce e mangia pesce. Ah, adesso ti prendo qui, non posso restare più. Non riesco ad immaginare una vita senza il mondo delle favole. Un mondo che mi immagino di notte senza regole. Vieni con me nel mondo dove vorrei restare sempre con te, per sempre solo con te. Oh, vieni con me nel luogo dove vorrei restare sempre con te, per sempre solo con te. Solo con te, un abbraccio solo per te, uno sguardo solo per te, per sempre un sogno con te, uno sguardo moltiplicato per tre. Ogni notte vivo nel paradisiaco, ogni notte io e te, le coccole le immaginiamo nel mondo che vorrei creare con te. Giri nella mente che mi prende, rimani impressa nella mente come sempre mi sorprende. Riavvolgo il mio pensiero fisso su di te, così che posso finalmente bloccare il tuo viso e stamparlo sulla fronte. Questo è il mondo che voglio di nuovo questa notte. Vieni con me nel mondo dove vorrei restare sempre con te, per sempre solo con te. Oh, vieni con me
paradisiaco. Abbiamo avuto, insomma, il creatore di questo singolo, Daniel D, al telefono con noi, e quindi siamo ascoltati questo bellissimo...